Allora, abbiamo già detto che il dibattimento è aperto. Passaggio procedurale successivo, lettura del capo di imputazione che l'assistente farà al banco dei testimoni. Bellini Paolo, Catracchia Domenico, Segatel Pier Giorgio, imputati. Paolo Bellini, capo A, del delitto di cui agli articoli 110, 112 numero 1, 285 codice penale, perché agendo in qualità di esecutore, in concorso con Licio Gelli e Umberto Ortolani, deceduti, in qualità di mandanti finanziatori, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, deceduti, in qualità di mandante organizzatore il primo, il Tedeschi quale organizzatore, per avere coadiuvato il D'Amato nella gestione mediatica dell'evento strage, preparatoria e successiva allo stesso, nonché nell'attività di depistaggio delle indagini. Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini, in qualità di esecutori, già condannati con sentenza definitiva per il delitto di strage per cui si procede. Gilberto Giorgio Cavallini, in qualità di esecutore, condannato in primo grado dalla Corte d'Assise di Bologna per concorso in strage e con altre persone da identificare. Allo scopo di attentare alla sicurezza interna dello Stato, commetteva un fatto diretto a portare la strage nel territorio nazionale, concertato, deliberato, organizzato e materialmente eseguito con il porto e la collocazione di un ordigno esplosivo nella sala d'attesa di seconda classe della stazione di Bologna, con il voluto fine di uccidere, tenuto conto della potenzialità dell'ordigno e dell'ora dello scoppio, 10:25, del primo sabato di agosto in un importante scalo ferroviario nazionale. Un numero elevatissimo di vittime, cagionando in effetti la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 150 persone. Partiremo dal periodo che ha immediatamente preceduto la strage del 2 agosto 80. Lo scopo è ricostruire il flusso delle notizie che circolarono nell'ambiente ordinovista del Veneto, notizie che riguardavano un imminente attentato così grave perché era da essere destinato a finire sulle pagine dei giornali di tutto il mondo. Il tema di prova riguarda il flusso di queste notizie, ma soprattutto la conoscenza che di tale notizie ebbero gli organi dello Stato e le modalità con cui queste notizie furono gestite. E in questo contesto vanno inserite le posizioni di Pier Giorgio Segatel, ex capitano dell'Arma dei Carabinieri in servizio a Genova, imputato di depistaggio con l'accusa che avete poco fa sentito come specificata nel capo di imputazione, nonché di Quintino Spella. Quintino Spella, ex capo centro del SISDE di Padova. Il SISDE è l'acronimo del Servizio Segreto Civile all'epoca, oggi si chiama AISI. Anch'egli fu accusato di depistaggio, ma è morto recentemente e quindi non lo possiamo vedere qua, però è rilevante quello che lui ha detto e quello che è successo nell'ambito del servizio SISDE da lui diretto. A nostro parere sia l'ex capitano Segatel sia Quintino Spella hanno entrambi mentito al fine di ostacolare le indagini. Questo è il primo punto. Il secondo punto riguarda l'aspetto finanziario della strage di Bologna. Dal nostro punto di vista la strage di Bologna fu finanziata dai vertici della loggia massonica P2, lo potete vedere perché direttamente da quello che è indicato nel capo di imputazione. I fondi con cui sarebbe stata finanziata la strage di Bologna provenivano dal banco ambrosiano di Roberto Calvi. In particolare furono sottratti al banco ambrosiano di Roberto Calvi. Il capo della loggia massonica P2 era Licio Gelli, personaggio di cui avete sentito sicuramente parlare, persona definitivamente condannata, questo è importante, non solo per avere depistato le indagini sulla strage del 2 agosto, una condanna che subì in concorso con altri soggetti, ma anche per avere distratto
in modo fraudolento fondi dal Banco Ambrosiano. Quindi Gelli lo vediamo protagonista di questi due grandi avvenimenti giudiziari, protagonista in negativo. Analoga sorte ha avuto un altro soggetto, anch'egli doppiamente condannato, sia a Bologna sia a Milano, per il depistaggio per la bancarotta fraudolenta del Banco Ambrosiano. Questa persona si chiama Francesco Pazienza, ne sentiremo parlare. Francesco Pazienza era all'epoca dei fatti, quindi nel 1980, uno strettissimo collaboratore del generale Giuseppe Santovito. Non c'è più Giuseppe Santovito, ma ne sentiremo parlare. Perché? Chi era? Era il direttore del SISMI, acronimo Servizio di Informazione e Sicurezza Militare, cioè il Servizio Segreto Militare. Servizio Segreto Militare che ebbe le mani in pasta nel depistaggio gravissimo che fu eseguito ai danni delle indagini sulla strage di Bologna, tanto è vero che vi furono, oltre a Licio Gelli, condannati tre persone, Francesco Pazienza, altri due soggetti, uno è Giuseppe Belmonte e l'altro era il Pietro Musumeci, di cui parleremo. Tutti questi del SISMI, che nella storia è diventato il SISMI deviato, almeno in questi soggetti. Francesco Pazienza, abbiamo detto, era stretto collaboratore di Giuseppe Santovito, direttore del SISMI. Santovito era iscritto alla loggia massonica P2. Come Santovito era iscritto alla loggia massonica P2 Giulio Grassini. Giulio Grassini era il direttore del SISDE, cioè l'organismo di Roma. Grassini lavorava a Roma perché il direttore centrale, l'organismo a cui apparteneva Quintino Spella. Quindi Quintino Spella, come capocentro di Padova, era, diciamo, il capo di una struttura periferica che prendeva gli ordini da Giulio Grassini. Anche Giulio Grassini era iscritto alla loggia massonica P2 e come Santovito e come Grassini vi è un terzo iscritto alla loggia massonica P2, Walter Pelosi, prefetto, capo del CESIS. Il CESIS era il terzo servizio di informazione, quello che coordinava i primi due. Quindi tutte queste persone, Santovito, Grassini e Pelosi, che sostanzialmente dirigevano i servizi di intelligence italiani, erano molto vicine a Licio Gelli, che era il loro capo di loggia massonica. Fatta questa premessa, entriamo nel terreno più strettamente tecnico della storia dei finanziamenti e introdurremo ufficiali della Guardia di Finanza che ci hanno assistito nello studio e nella ricostruzione dei fatti economici che sono dietro la strage di Bologna. Un documento significativo che noi produrremo a codesta Corte d'Assise è il cosiddetto appunto Bologna. È un appunto che fu trovato indosso a Licio Gelli nel 1982 al momento del suo arresto in Svizzera. Gelli fu arrestato perché era ricercato dall'autorità giudiziaria italiana. Noi abbiamo acquisito l'originale di questo appunto e l'abbiamo acquisito presso l'archivio di Stato. È stato il dottor Proto che l'ha preso davanti ai nostri occhi e è stato un momento, vi dico, di emozione perché non immaginavamo quello che avremmo visto. Era ancora nel portafoglio documenti fra i reperti del processo del Banco Ambrosiano, portafoglio documenti di Licio Gelli. Ha una struttura particolare, come un libretto, ne parleremo, lo vedrete personalmente, perché la sua forma contribuisce a capire anche il suo contenuto. Per una serie di vicissitudini, questo documento sequestrato nel 1982, poi finito fra gli atti del Banco Ambrosiano e poi l'archivio di Stato, non fu preso in considerazione fino a qualche anno fa, quando l'abbiamo trovato noi. Per quale ragione non fu preso in considerazione? Parleremo anche di questo attraverso la produzione di alcuni documenti e alcune testimonianze
per cercare di capire le vicissitudini che hanno portato all'oscuramento, non sappiamo fino a che punto volontario, di questo atto. L'importante è il contenuto di questo documento, e il contenuto è stato decriptato, perché non è un romanzo, non ha la traccia di una storia, sono appunti contabili che devono essere interpretati alla luce di altri documenti contabili, alla luce di altre situazioni di fatto. Il contenuto di questo appunto, che è stato decriptato da noi con l'aiuto della Guardia di Finanza, sarà illustrato in questo dibattimento attraverso la testimonianza di un ufficiale della Guardia di Finanza di Bologna. I temi di prova conseguenti che derivano da questo appunto sono molteplici, indichiamo quelli più significativi. Innanzitutto la riferibilità dell'appunto alla città di Bologna, perché la città di Bologna compare nell'intestazione di questo documento. È una riferibilità che ha il suo terminale in Bologna, perché a Bologna è avvenuta la strage del 2 agosto. In questo documento si menzionano due persone, Federico Umberto D'Amato, alias Zafferano, spiegheremo anche perché Federico Umberto D'Amato è identificabile, perché Zafferano è identificabile Federico Umberto D'Amato, e Mario Tedeschi. Queste due persone sono protagonisti dell'appunto Bologna innanzitutto perché sono percettori dei fondi, di alcuni fondi che sono indicati in quell'appunto. Entrambi erano iscritti alla loggia massonica P2 di Licio Gelli. Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi furono anche protagonisti della strategia della tensione. Ormai è una espressione entrata nell'uso comune degli storici e anche delle vicende giudiziarie. È una strategia di atti terroristici che segnarono la vita del nostro paese tra la metà degli anni 60 e gli inizi degli anni 80, circa un ventennio. Una particolare attenzione in questa disamina, attraverso le prove richieste e speriamo ammesse, sarà data alla figura di Federico Umberto D'Amato, quale soggetto, quale persona più influente di tutti all'epoca nell'ambito dei servizi di intelligence italiani. Il D'Amato, inoltre, aveva un legame forte, molto saldo, con i servizi di informazione atlantici, era inoltre il, diciamo, padre fondatore e l'esponente più autorevole del Club di Berna, che era un organismo che riuniva in sé i servizi di polizia e i servizi di intelligence dei paesi occidentali, europei e anche atlantici. E infine Federico Umberto D'Amato era il manipolatore, cioè colui che manovrava Stefano Delle Chiaie. Parleremo anche di Stefano Delle Chiaie, è un personaggio notissimo nelle cronache giudiziarie, ma anche nelle cronache storiche oramai. Era il capo di Avanguardia Nazionale. Avanguardia Nazionale era un movimento eversivo di estrema destra che fu sciolto per intervento del Ministero degli Interni. A questo movimento eversivo di estrema destra apparteneva Paolo Bellini. Le vite e le vicende di Federico Umberto D'Amato sono state illustrate in una consulenza tecnica redatta da uno storico che noi abbiamo nominato come consulente, il professor Aldo Sabino Giannulli, e di cui abbiamo chiesto l'audizione testimoniale innanzi a questa codesta corte. Attraverso le prove che abbiamo indicato, intendiamo dimostrare anche il persistente legame intercorso in quel ventennio di strategia della tensione tra esponenti dei servizi di intelligence e personaggi di spicco delle versioni nera, personaggi coinvolti a vario titolo nei più gravi episodi di terrorismo stragista. Sono stati nominati già dall'Avvocato Generale questa mattina.
quei soggetti avevano tutti legami con i servizi di intelligence. Li rinominiamo: Giovanni Ventura, assolto ingiustamente dalla strage di Piazza Fontana, aveva un collegamento con il SID. Il SID era il padre del SISMI, cioè il servizio segreto militare dell'epoca, degli anni 60-70. E poi ancora Carlo Digilio, Carlo Maria Maggi, Marcello Soffiati e Maurizio Tramonte. Li abbiamo nominati prima perché queste persone, tutte collegate ai servizi segreti, vedevo come, in che misura, sono state ritenute responsabili per la strage di Brescia del 1974, da noi citata anche stamattina, che traccia, è lungo quel filo conduttore che parte da Piazza Fontana e arriva a Bologna. Sì, Piazza Fontana. Carlo Digilio è stato anche ritenuto responsabile della strage di Piazza Fontana, con una sentenza che accerta la sua colpevolezza, ma grazie ad attenuanti generiche, un meccanismo giuridico che poi si è dimostrato errata, cancella il reato per estinzione per intervenuta prescrizione. Carlo Digilio è un personaggio molto importante e bisogna capirne la storia, perché ci porta dritti alla strage del 2 agosto 1980. In che modo ci porta a questa strage? Perché si tratta della persona che tentò, invano per fortuna, di supportare l'alibi fasullo che presentarono ai giudici Giuseppe Valerio Filavan e Francesca Mambro per l'eccidio di Bologna. Questa operazione menzognera fu smontata letteralmente dai giudici di Bologna. A fianco a Carlo Digilio c'era Marcello Soffiati, di cui abbiamo detto prima. Marcello Soffiati, ripeto, e Carlo Digilio sono i due soggetti deceduti al momento del processo per la strage di Brescia, per cui la Corte d'Assise d'Appello di Milano accerta incidentalmente la responsabilità anche per quel delitto. Marcello Soffiati non solo era collegato ai servizi di intelligence atlantici, ma era collegato in casa nostra al SISDE, al Servizio di Informazioni per la Sicurezza Democratica, il Servizio Segreto Civile. Qual era il trade union, l'ufficiale di collegamento fra il SISDE e Marcello Soffiati? Era Amos Spiazzi, una persona di cui sentiremo parlare in questo processo. Era un colonnello, era legato agli ambienti di Ordine Nuovo, che era, come Avanguardia Nazionale, una compagine eversiva di estrema destra che fu sciolta negli anni 70 dal ministro, con decreto del ministro degli interni. Noi porteremo anche il verbale delle dichiarazioni dell'ex ministro degli interni Taviani, che firmò il provvedimento di scioglimento dell'Ordine Nuovo, che ha detto molte cose da ministro degli interni sull'infiltrazione di elementi di estrema destra nei servizi, che poi tanta infiltrazione non era, perché si dimostrò che questi esponenti della destra avversiva erano letteralmente strumentalizzati dai servizi deviati. Lo dice lo stesso ministro dell'interno del ruolo. Attraverso le prove dichiarative e documentali che abbiamo indicato, intendiamo dimostrare che Amos Spiazzi, questo colonnello dei servizi, fu il protagonista di una catena di avvenimenti che condussero all'omicidio di Francesco Mangiameli. Omicidio commesso nel settembre del 1980, quindi alcune settimane dopo la strage di Bologna, dai nuclei armati rivoluzionari. Da ora in poi li chiameremo NAR, perché è l'acronimo che è rimasto in voga. Espressione di Giuseppe Valerio Fioravanti. Il movente di questo delitto riempie alcune pagine importantissime delle sentenze di primo e secondo grado sulla strage di Bologna, estensore Albiano, estensore Vecchio, sentenze divenute definitive, perché è un movente direttamente collegato alla strage del 2 agosto. I NAR uccisero Francesco Mangiameli perché non svelasse quanto di sua conoscenza in merito a una strage che lui, come esponente di Terza Posizione, che era un'organizzazione eversiva, vi apparteneva anche Luigi Saverdini, abbiamo visto vi apparteneva Sergio Pizzapova, che lui, quale dissidente, non accettava e fu eliminato.
questo risulta dalle sentenze passate in giudicato che noi chiederemo di acquisire agli atti di questo processo. Stiamo parlando dei NAR e i NAR ci portano direttamente in una strada nota alle cronache che si chiama Via Gradoli. Prima ancora di Via Gradoli ci portano i NAR in Via Washington, in un edificio situato al numero 27 nella città di Milano, perché proprio lì, in quelle due strade, ci furono due covi dei NAR. Quello di Via Washington nel 1980, nell'autunno del 1980. Quello di Via Gradoli nell'ottobre, settembre-ottobre del 1981. Che particolarità hanno questi covi? Innanzitutto sono accomunati dalla circostanza che le forze dell'ordine, sia in Via Washington, sia in Via Gradoli, ebbero l'opportunità di intervenire arrestando e bloccando i terroristi neri dei NAR e non lo fecero. Vi porteremo la prova di questo, questa duplice, diciamo, coincidenza, una prova che è autorevolissima per quanto riguarda il covo di Via Washington, che era un covo frequentato dalla banda Cavallini. Addirittura ci sono le sentenze del Tribunale della Corte d'Appello di Milano che dicono che le forze dell'ordine, non diciamo quali adesso, ma sono identificate negli atti, avrebbero potuto intervenire sol che avessero voluto, perché il covo era già stato identificato. Idem in Via Gradoli a Roma, dove nell'autunno del 1981 i NAR, nella persona di un nucleo in cui mancava Giuseppe Valerio Fioravanti, perché nel frattempo era già stato arrestato, ma c'erano Cavallini e soprattutto Giorgio Vale e Francesca Mambro, affittarono due appartamenti che divennero due covi. Uno di questi era proprio al civico numero 96, che qualche anno prima aveva ospitato il covo delle Brigate Rosse, che aveva costituito la base strategica della direzione romana per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. I personaggi furono, qualcuno di questi li abbiamo sentiti, noti e forse lo sono ancora le cronache: Balzerani, Moretti, Faranda, Morucci. Questi erano i soggetti che abitavano in Via Gradoli. In questa vicenda, a parte questa coincidenza di cui parleremo, il covo di Via Gradoli 96 ci ricollega a una storia molto triste, al duplice omicidio del capitano Straullu e dell'agente di Roma. Omicidio che fu eseguito dalla banda dei NAR. È il contesto in cui si inserisce la figura di Catracchia, non che sia stato concorrente all'omicidio, l'omicidio non c'entra niente. Perché Catracchia affittò questi due covi e noi abbiamo cercato di chiarire le circostanze e le coincidenze che c'erano in merito a questa vicenda, perché Via Gradoli è una strada, la chiamano la Tornara, abbiamo anche trovato i documenti che indicano, è una strada, abbiamo fatto un sopralluogo, è una strada a fondo chiuso, con un solo sbocco in entrata e in uscita. Quando si entra non si può uscire se non dello stesso punto, per questo è definita la Tornara. Ed è un posto che teoricamente non dovrebbe essere base di terroristi, perché non ha via di uscita. E per chiarire tutti questi aspetti ci siamo imbattuti nella figura di Domenico Catracchia e abbiamo fatto due contestazioni che trovate nel capo di imputazione. Una di queste è nata da un'intercettazione ambientale in cui si parla dall'epoca vice direttore del SISDE Vincenzo Parisi, e che a nostro avviso Catracchia non è stato in grado di chiarire, di spiegare. Gli ulteriori temi di prova che noi intendiamo dimostrare con la documentazione e con le testimonianze che abbiamo chiesto sono i seguenti. Innanzitutto che la strage di Bologna fu un'azione terroristica finanziata dalla P2 e manovrata dai servizi deviati. Inoltre che la strage di Bologna non fu compiuta solo dai NAR, come
hanno supposto le prime sentenze, ma anche da terza posizione, per la presenza di Ciavardini e di Picciafuoco, su cui c'è un nuovo compendio probatorio. E non solo da questi, c'è anche Avanguardia Nazionale nello scenario della strage, c'è la compagine eversiva di estrema destra diretta da Stefano Delle Chiaie, a cui apparteneva Paolo Bellini, Stefano Delle Chiaie manovrato a sua volta da Federico Umberto D'Amato, un servitore dello Stato molto infedele. Lo possiamo anche urlare, perché abbiamo scoperto i soldi che ha preso in nero da Licio Gelli in relazione all'appunto Bologna, noi con l'aiuto della Guardia di Finanza. Su Paolo Bellini, a prescindere dalla sua appartenenza in Avanguardia Nazionale, intendiamo provare anche una serie di fatti, in particolare l'illecito legame personale e familiare con il dottor Ugo Sisti, procuratore della Repubblica di Bologna all'epoca dei fatti. I rapporti economici tra la famiglia Bellini e la famiglia di Ugo Sisti, che quest'ultimo ha cercato di oscurare. La frequentazione tra il Sisti e Aldo Bellini, padre dell'imputato, prima e dopo la strage, addirittura anche nei giorni immediatamente successivi, allorché il procuratore della Repubblica di Bologna, in incognito, si recò presso l'albergo del Bellini e vi rimase dalla sera del 3 alla mattina del 4 agosto. Stiamo parlando del procuratore della Repubblica di Bologna, quello che dovrebbe guidare le indagini sulla strage, se ne va zitto zitto in incognita a casa del padre di un latitante, perché Bellini all'epoca era latitante, e viene sorpreso in quell'albergo da una perquisizione della Digos di Bologna, che era andata lì a sua insaputa, perché era la casa di un esponente di Avanguardia Nazionale. Sul conto di Ugo Sisti indicheremo anche elementi, secondo noi, idonei a dimostrare non solo il rapporto intrattenuto con apparati dei servizi deviati, in particolare col SISMI. Stiamo parlando di un magistrato, eh? I magistrati non dovrebbero avere rapporti con i servizi. Nel SISMI lui aveva un legame di amicizia ed ebbe un rapporto, vi daremo i documenti che lo provano, con Pietro Musumeci. Pietro Musumeci era il generale del SISMI alle dirette dipendenze di Santo Vito, legato ad amicizia con Sisti, condannato per il depistaggio della strage di Bologna, in concorso con Francesco Pazienza, il colonnello Belmonte e naturalmente il capo che era Licio Gelli. Questo Pietro Musumeci era amico di Ugo Sisti, e Ugo Sisti, quando ormai non era più procuratore della Repubblica di Bologna, diede al generale Musumeci una delega sostanzialmente informale di indagini. Fece l'errore di scriverle a mano in un appunto e noi l'abbiamo trovato. Ma indicheremo anche come Ugo Sisti cercò di ostacolare le indagini sulla strage di Bologna, l'istruttoria, attraverso una manovra che di fatto cancellò dal processo il consigliere istruttore Vella, che era il capo dell'ufficio di istruzione, lo fece fuori con una lettera assolutamente pretestuosa, lo dice anche la sentenza Albiani, lo fece fuori dal processo, il processo finì in altre mani come voluto dal dottor Sisti. Quindi sviò e ostacolò le indagini. Altri temi di prova indicati nelle nostre liste riguardano la presenza di Paolo Bellini alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980. È una presenza che è stata desunta innanzitutto dalle dichiarazioni di Maurizia Bonini, che è la ex moglie dell'imputato. Maurizia Bonini ha riconosciuto il marito in quel filmato di cui abbiamo parlato stamattina, girato dal turista Harald Polzer, nei momenti immediatamente successivi alla strage. Il filmato è stato mostrato alla Bonini nel corso dell'interrogatorio
del 12 novembre del 2019 e questo fa parte dei temi di prova. Ci sono inoltre le risultanze di una consulenza tecnica effettuata dalla Polizia Scientifica di Roma, Direzione Centrale Anticrimini, che ha affermato la compatibilità tra le fotografie effigianti Bellini all'epoca dei fatti, ce ne sono varie in atti che le abbiamo ritrovate attraverso provvedimenti di perquisizione, e le immagini del filmato Polzer, immagini che sono state ottimizzate, così si dice in gergo, per renderle più nitide, dall'Istituto Luce di Roma. Le indagini comparative sono state effettuate anche riguardo a un crocifisso che portava indosso il soggetto ripreso nel filmato, che è risultato, secondo l'indagine tecnica comparativa, compatibile con un crocifisso rinvenuto nell'abitazione di Bonini Maurizia, cioè dalla ex moglie dell'imputato, e da questa riferito al Bellini. Nell'elenco delle prove che noi indichiamo all'attenzione della Corte vi è un'intercettazione di cui io parlo di un'altra intercettazione ancora, non quella che è indicata il dottor Candi. Secondo logica viene un'intercettazione ambientale fra la ex moglie dell'imputato ed il figlio Guido. Coglie un dialogo in cui si svela la certezza del riconoscimento dell'imputato effettuato dalla Bonini, che vide anche sul giornale il fotogramma di quel filmato. Un tema di prova connesso a questa intercettazione è costituito dalla falsità, secondo noi, dell'alibi fornito da Paolo Bellini in concorso con i familiari negli anni Ottanta. Il Bellini e i suoi familiari riferirono che all'ora della strage erano tutti in viaggio per il Passo del Tonale, che è una località del Trentino, quindi in un'ora assolutamente incompatibile con l'azione stragista. Parleremo poi della intercettazione ambientale citata dall'Avvocato Generale, e quella del 18 gennaio 1996, nel quale Carlo Maria Maggi, abbiamo sentito chi era, capo di Ordine Nuovo in Veneto, condannato per le stragi di Brescia, quindi una persona che se ne intende di fatti di terrorismo nero, indica la coppia Fioravanti Mambro come autori della strage di Bologna. È una indicazione che fornisce contestualmente alla indicazione di un certo aviere che sarebbe stato presente anche lui sul luogo della strage in concorso con la coppia Mambro e Fioravanti. È una persona, è un termine secondo noi collegabile a Paolo Bellini, perché Paolo Bellini conseguì il brevetto di pilota ed era in grado di condurre aerei in volo. Ci sono infine ulteriori elementi di fatto che noi vogliamo portare all'attenzione della Corte d'Assise, sono costituiti dalle dichiarazioni rese nel 1983 da Gianfranco Maggi, non c'entra questo Maggi con quell'altro, è una persona che non c'è più, è deceduta, che indicò Paolo Bellini come uno degli esecutori della strage di Bologna in uno scenario di un'azione terroristica della destra eversiva. Il contenuto delle dichiarazioni rese da Gianfranco Maggi è stato confermato, derelato da un certo Dino Bartoli, che fu sentito in istruttoria allora, l'abbiamo risentito, e che all'epoca prese atto delle confidenze che gli fece Gianfranco Maggi e redasse un memoriale che fu consegnato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Gli ultimi temi di prova, a cui abbiamo già accennato in parte in precedenza, sono i legami di Paolo Bellini sia con i servizi segreti deviati, su questo punto ci saranno specifici approfondimenti, e sia con la destra eversiva. E infine riguardano le disponibilità di risorse economiche da parte del Bellini ingiustificate, secondo quello che doveva essere il suo legale tenore di vita all'epoca, ricordiamo che era un latitante, e soprattutto le coperture che ricevette da organi dello Stato e non solo, che ne agevolarono la latitanza per alcuni anni. Paolo Bellini girava comodamente per l'Italia e non solo, ed era ricercato per un tentato omicidio,
e aveva come nome, come identità di copertura, quella del cittadino brasiliano Roberto da Silva. Grazie.